Ogni regno, alla morte del re, andrà a soffrire un po' di instabilità, soprattutto se si parla di un regno norreno, quindi guerrieri che seguono ovviamente il più forte, il più capace, il più onorevole, il più feroce alle volte. Ma allo stesso tempo è anche una cultura che alle volte andrà magari a votare per il più debole, proprio per il fatto che ogni capo, tribù, ogni jarl, ogni persona del regno, insomma, avrà un peso durante il voto. In questo caso, Re Saemond è riuscito ad ereditare il regno di Gardarichi e Vladimir, andando però a perdere per suo fratello, Re Sturla Helgesen, il regno di Bjarmeland. Sturla che è sì un uomo ambizioso, uno spietato e un moderato, ma allo stesso tempo è anche un uomo che non è proprio adatto per il comando. È sicuramente un uomo capace per quanto riguarda il combattimento, è sicuramente un ottimo guerriero, neanche però un generale, è un guerriero appunto, è un berserker. Saemond, dopo 33 anni del regno di Helgi l'Indovino, dovrà appunto apprendere, o meglio, ha appreso durante tutte le battaglie, tutte le campagne, tutte le avventure, le saghe, le leggende quasi, dietro il padre, appunto Helgi l'Indovino. Ha appreso tantissimo e nonostante Saemond egli stesso non sia proprio un uomo di guerra, bensì è un uomo dell'oratoria, proviene dall'oratoria, un uomo diplomatico. Possiamo vedere qui un negoziatore carismatico, un Augusto. Può magari non avere con sé, diciamo, la giusta verve per essere un re guerriero, un re generale, un re comandante, però ha dalla sua assolutamente l'intelligenza e l'abilità con la parola. Ciao a tutti ragazzi, qui è Pleiale, bentornati nella storia, nella saga dei Rurikid, bentornati nel regno di Gardarichi. Dunque ci siamo appunto lasciati nell'ultimo episodio dove Saemond andava appunto ad ereditare il regno di Gardarichi e Vladimir, però andando a perdere il regno di Jarmaland per conto appunto di Re Sturla Helgesen, suo fratello. Al momento Saemond ha nominato come suo successore il figlio Porlf, un giovane ragazzino di 11 anni, sano, quindi forte fisicamente, ingiusto, ma allo stesso tempo zelante e affascinante, con quindi diciamo degli interessi per questo ragazzino per quanto riguarda la diplomazia e l'intrigo. Al momento il padre Saemond ha deciso di affidarlo ad Ergun, uno dei campioni, un ingannatore appariscente, oltre che berserker. Ha deciso appunto di affidarlo ad Ergun proprio per il fatto che Porlf ha un certo non so che, o meglio, ha un certo interesse verso il mondo delle ombre, verso l'intrigo. Questo anche perché Saemond sa che il figlio, Porlf, è zelante, quindi il popolo norreno ovviamente si fiderà di lui, lo seguirà. Allo stesso tempo è un ragazzino con delle buone competenze militari. Al momento la maestria, la sua abilità con la spada, anche se scarsa, c'è da dire che ha soli 11 anni, quindi fa ben sperare però che magari in futuro, insomma, possa apprendere, possa migliorare questa abilità. Ha deciso di insegnargli, o meglio, di fargli insegnare, dargli un tutore per il mondo delle ombre, appunto, proprio per evitare, insomma, che cada in tranelli o intrighi, e allo stesso tempo per aiutarlo ad utilizzare queste abilità.
La prima cosa che Semendro dovrà fare per dimostrare a tutto il regno di Gardarichi, per dimostrare quanto effettivamente la decisione di votare per lui e renderlo appunto l'unico erede di Gardarichi e Vladimir, è quella di andare a riprendersi il titolo che gli spetta, ovvero il titolo di Bjarmland. Quindi senza troppi indugi, togliendo la pausa immediatamente, abbiamo parlato anche fin troppo, metteremo la nostra bandiera qui a Bielosero. E il 3 gennaio 920 d.C. siamo pronti per dichiarare la guerra contro il nostro fratello Re Sturla per le rivendicazioni verso il regno di Bjarmland. Re Semendr inizia la sua saga. I corni, come mille altre volte, risuonano e apriranno le danze, apriranno questo scontro fra fratelli, cugini, consanguigni. Alla fine questo è uno scontro praticamente fra, non solo fra due fratelli, ma la gente stessa, insomma, i vassalli stessi di Sturla sono praticamente i fratelli dei nostri vassalli, i cugini dei nostri vassalli. Quindi è una guerra praticamente interna, anche se di due regni differenti in questo momento. Adesso sposteremo tutti i nostri eserciti su diverse tribù, diversi villaggi qui nel regno appunto di Bjarmland, e cercheremo insomma di annichilire i nostri tra virgolette nemici. Vediamo qui un 1600 uomini, poca roba davvero, che iniziano insomma a farsi avanti. Semendr ha deciso di andare verso Shrenkrux, ovvero la capitale di Bjarmland, proprio per mandare un messaggio, ecco. Tra l'altro, Rikiza diventa maggiorenne. Mi riempie d'orgoglio vedere mia figlia non più bambina ma adulta. Un amministratore nato. Non dovrebbe sorprendere nessuno che Rikiza sia arrivata lontano nei suoi studi sulla gestione del reale. Non contenta di aver compreso il flusso del denaro e delle persone, lei sembra capace di predirlo come per istinto. Inoltre, trova sempre nuovi modi per trarne profitto. Dunque, Rikiza, mia figlia, diventa tocco di Mida. Ottimo, buono per lei, buono anche per il marito, che andrà, insomma, ad avere come moglie un'esperta per quanto riguarda l'amministrazione e la gestione dei soldi. Soldi che, ovviamente, per un vichingo, per un orreno, per un lord, sono sempre molto, molto importanti, oltre che, ovviamente, la gestione dei vassalli. Adesso, Vologda è già caduta. Spostiamo questo esercito qui a Onstia. Non questo, ma questo. Sarà una guerra facile, ovviamente, perché nostro fratello, non lo so, forse è stato votato più che altro perché magari i vassalli stessi, insomma, di Sturla, hanno pensato magari che, andando a votare per un uomo non così capace, magari sarebbe stato più semplice poi per loro in un futuro ribellarsi a lui. Ovviamente Semendr non ha dato tempo a questo possibile piano, ma anzi ha prontamente dichiarato una giusta guerra, oserei dire una giusta guerra appunto per il recupero delle terre a lui tolte senza diritto, quasi. Tanto qui vediamo il massacro di Cargopol. I nostri 2399 uomini hanno massacrato appunto 384 soldati. Molto bene. Stimolare la fortuna. Finisco di leggere l'ultima lettera del mio vassallo, il grande capo Svetozar, e sorrido. Lui mi sembra che finalmente si sia scaldato.
Anche se questo è un successo, sono tentato di sfruttare questa opportunità per cercare di avvicinarmi ancora di più. Dunque, il grande capo Svetozar di Chernigov è stato per svariati anni nelle carceri di nostro padre e ovviamente tuttora ha insomma un certo rancore nei nostri confronti. Quindi, Semyon, da buon uomo di diplomazia, ovviamente, sa che dovrà lavorare per migliorare tali rapporti. Quindi, 72% possibilità di aumentarla ancora di più, però allo stesso tempo c'è un 28%, uno spaventoso 28%, oserei dire, che potrebbe andare magari a diminuire di 10 i rapporti con Svetozar. Però io voglio tentare la fortuna quest'oggi, quindi proverei. È ora di mettere alla prova le mie capacità diplomatiche. E lui apprezza lo sforzo. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Ok, ormai è questione di tempo. Praticamente tutte le terre dell'Objarland sono cadute ai nostri piedi. Tra l'altro l'esercito di Sturla, io sinceramente non so neanche dove sia, forse sono scappati qui in Asia, non lo so. 98%, ormai mio figlio, Rolf Semundersen, figlio di una concubina, figlio di Astalke. Ok, purtroppo nessun tratto per Rolf, però ho un bel 2 di maestria a 0 anni. Però fa ben sperare, speriamo, vediamo, vedremo. Ormai è una questione di, insomma, di settimane, pochi giorni. E dovremmo poi finalmente poter recuperare e riunificare le corone. Imponiamo le nostre richieste. Così sia. Nomina successore. Ovviamente il successore sarà Porolfr. Sì, giusto per controllo per sicurezza. Votiamo per Porolfr. Ok. Adesso al momento stiamo in una guerra. Siamo entrati in una guerra rivendicazione Velsk sul Yardrum di Kudia. Questa molto probabilmente è una guerra che magari alla quale era già all'interno nostro fratello. Non è un problema. Alla fine il capo Germay di Velsk non è così spaventoso, ecco. Sarà una guerra veloce. Veloce e indolore. Un assassino in mezzo a noi, vaiolo. La maledizione della morte è scesa sulla mia corte. È stato scoperto un caso di vaiolo. La sfortunata vittima è la mia povera Rixco di Gunildr. L'infezione che divora la sua carne è un pericolo per tutti noi. Fintanto che rimarrà afflitta dalla malattia, nessuna vita a corte sarà al sicuro. Mandate a chiamare un medico, è lei il medico di corte. Isolatela e pregate per la sua redenzione. No, assolutamente, cerchiamo un medico. Non posso permettere che il vaiolo, insomma, vada. A espandersi nella corte, ecco. Medico di corte, qui abbiamo una norrena, addirittura medico rinomato, ottimo. A quanto pare Ir ha una certa esperienza. Credi? Solo una certa? Ok. Molto, molto bene. Perfetto. Abile diplomazia. Il mio cancelliere, il grande capo Vyacheslav, ha lavorato duramente per convincere i nostri vicini e vassalli che il trattato di pace stipulato con il capo Matthias Illidan di Kursk non era corretto, illegale e ingiusto per me. Sono di nuovo libero di dichiarare guerra come e quando voglio. Un lavoro fantastico, Vyacheslav. Molto, molto bene. Bravissimo. Ok, assedio vinto. Possiamo finalmente interrompere questa piccola e stupida guerra. Semyon sa quanto i norreni tengano alla religione, perciò ovviamente pensa sia giunto il caso di andare in pellegrinaggio. Si preparerà per il viaggio. E quale posto migliore se non il sito di Jorvik?
Partenza. Mentre mi preparo per il viaggio, so che viaggerò in sicurezza sotto la protezione degli dei. La mia distrazione è lontana da casa, ma poiché sono al servizio di Asgard, anche il mio stesso regno dovrà attendere. È tempo di partire. Sono finalmente qui, anima e corpo, al grandioso tempio di Eofurg. Mentre Lothgodi mi offre benedizioni, rifletto su tutto quello che doveva succedere affinché gli dei mi portassero qui, in questo momento, nel tempo. Ho percorso il sentiero sacro. Questo andrà a regalare a Semendr tanta, tanta pietà, oltre che il tratto pellegrino. Il ritorno. È bello essere a casa, finalmente. Ok. Adesso. Pudotsk. Penso sia giunto il momento di fare una visita al capo Condro di Pudotsk, un piccolo bimbo, che non sa che queste terre hanno davanti a loro, insomma, un futuro migliore, ecco, un futuro un po' più prospero, magari, un futuro più grande, ecco, ovvero il sogno di un semplice Jarl tanti anni fa, ovvero quello di creare un impero, un nuovo impero norreno. Quindi, dopo soli 5 mesi, Pudok cade, così sia. Semendr, ovviamente, anche lui, un po' come suo padre e i suoi fratelli prima di lui, insomma, e suo nonno prima ancora, sa quanto insomma il nonno teneva nel creare un impero, appunto, norreno. Quindi ovviamente spingerà per tale missione, ecco. Io vorrei dare fiducia allo... No, Sven è già sposato con lo Jarl Glodi. Ok, quindi no. Vorrei provare a dar fiducia a Ondr. Sì. Gli darò Pudotsk. Garantisci titolo. Ok. A Duratore ovviamente servirà tantissimo per migliorare i rapporti con quelle persone, insomma, che sono un po' arrabbiate con noi, ecco, mettiamola così. Devoto a Thor, questo andrà a darci amministrazione più 2, maestria più 3, perfetto. Adesso, questa sarà una guerra non come le altre, molto probabilmente, perché Carella... vantano comunque sia 1852 uomini, tra l'altro un'alleanza con Donna Feodorvna di Ljubim, quindi assolutamente no, questa alleanza non potranno utilizzarla. Però, perché questo? Perché appunto i suoi territori fanno parte della Russia. Se andiamo a vedere quindi il Ducato di Bjarma, giusto? Ducato di... sì, ok. Ducato di Bjarma. 375 di prestigio. Allora, otterremo il titolo contestato, quindi... Capolauri diventa vassallo. Ah. Io non... non è proprio quello che voglio. No, prenderemo Povanez. Dichiara guerra. Raduneremo l'esercito d'arme, non tutto l'esercito, solo i nostri soldati migliori. Sono più che fiducioso che i nostri soldati, insomma, saranno più che capaci, ecco, di risolvere questo conflitto. Ok, Povenez è già caduta. Spostiamoci ora a Contupoja. Sì, andiamo.
Di ritorno dalla guardia a Variaga, riconosco a malapena mio fratello Gorm, appena lui entra nella mia grande sala. Sono a casa, fratello. Gorm sospira. Ci sono state molte volte in cui ho pensato che non avrei mai più rivisto questi luoghi, ma finalmente sono tornato. Per quanto sia strano vedere il mio fratello dopo tutti questi anni, non posso negare di essere impressionato dai suoi vestiti greci, i suoi gioielli stranieri e il pesante forziere che lui ha portato con sé. Bentornato a casa, Gorm. Gorm adesso andrà a guadagnare 150 di prestigio, oltre che 50 danari, e sicuramente tante storie da raccontare. Adesso 2500, andrei qui contro questi 2733, tra l'altro qui stiamo riprendendoci appunto Nien, e manderei questo esercito qui a Kakisalmi. E cerchiamo insomma di concludere quanto prima questa guerra. Tra l'altro, lo Jarl Holmgir Bergperson, quanto pare il mio nuovo erede, Bergpor mio zio, è dunque morto, e il gigante Holmgir al momento è quello che riceve più voti dai capi. Addirittura Sturla, ancora, per Bjarmland. C'è da dire però, non sono preoccupato per il momento, perché Porolf comunque sia è un ragazzino, quindi ovviamente non è che, insomma, si possa dare troppa fiducia a un ragazzino, quindi posso capire magari perché i miei vassalli, insomma, non vogliano al momento votare per lui. Possiamo imporre le nostre richieste. Così sia. Sciogliamo gli eserciti. E Povenez adesso verrà consegnata a Onondr. Tra l'altro, sono curioso. Posso creare il duca e lo Yardrom di Bjarma? No, ancora no. Va bene. Ma, allo stesso tempo, però, Minsk che sono alleati. Minsk ha davvero delle ottime alleanze. Bravo, bravissimo Svevovolod. Ok, Kiev invece, alleato del grande capo Kosma di Turov. E poi c'è Pinsk. Vediamo un attimino, dichiara guerra. Invadi il regno? No. Potrei pensare di sottometterlo. Non ho abbastanza prestigio, però. Oppure conquista ducato. No. No, partire dal Orsha. Dichiara guerra. Questa è la primissima volta che entriamo in guerra con contro Kiev. Uomini di Kiev che sono uomini molto valorosi. Quindi ovviamente non dovremo prenderli alla leggera. Intanto vediamo già il loro esercito muoversi. E vedremo però se entreranno nelle nostre terre o meno. Io quasi quasi radunerei un esercito locale, un piccolo esercito locale, però non voglio esagerare con i soldati. Ho dunque deciso di andare a utilizzare tre eserciti, tra l'altro, wow, Putiaika, un bel 22 maestria, tra l'altro 18 marziale, questo è assolutamente un ottimo comandante, oltre che campione. Asatruano, Meschera, ok, quindi diversa cultura, però comunque sia stessa religione, quindi va bene, va benissimo. Questi 3395 potrei anche pensare di mandarli direttamente a Kiev. Anzi, facciamo così. Sì. Ripeto, voglio usare giusto
tre eserciti contro Kiev, non voglio esagerare, non voglio andare a creare troppi eserciti, insomma, anche perché non ce n'è proprio bisogno. Questo dov'è? Ok, stiamo già assediando lì, quindi spostiamo il nostro esercito qui a Chernobyl. E cerchiamo di concludere anche questa guerra quanto prima. Stando attenti però a questi 1800 soldati di Kiev e alleati appunto di Turov. Stiamo attenti a loro ovviamente. Tra l'altro, sto cercando di migliorare i rapporti con il grande capo Alestari di Luki. Alestari di Luki che non ha mai avuto ottimi rapporti neanche con nostro padre Helgi. Proprio per il fatto che Alestari è un uomo di diversa cultura, diversa religione, oltre che un malinconico, quindi insomma tutte queste cose qui ovviamente non aiutano proprio, però, il nostro Semendr è un uomo insomma che sa come utilizzare le sue parole, ecco, quindi ho fiducia, ecco. Penso che Semedro ce la possa fare. Molto bene. Durante l'assedio di Kiev siamo riusciti a catturare svariati prigionieri. Prigionieri che, tra l'altro, importanti al capo di Kiev, appunto. Quindi, questo ovviamente ci avvicina ancora di più alla possibile fine di questa guerra. Però non mi fido a mandare questo esercito qui da solo a Turov, quindi per il momento aspetterei semplicemente. Stando ovviamente sempre attenti a quello che fa il nemico. Ok, il nemico sembrerebbe che si stia avvicinando a noi, quindi spostiamo questo esercito qui a Smolensk. Tra l'altro, i fidanzati possono fi sposarsi finalmente. Porulf può sposare Pordis? Mia cugina. Ebbene sì, mia cugina. Però è intelligente. Ovviamente voglio provare ad installare, diciamo, il gene dell'intelletto appunto nei bimbi, nei futuri bimbi, nei futuri figli di Porolf. Eccellente. Ok, la guerra ormai è davvero vicinissima alla conclusione. E Sigtrygg diventa maggiorenne. Sigtrygg che è il gemello, fratello gemello di Porolf. Ok. Un contrattatore accettabile. Ok, niente di incredibile. Mentre Porolf, un orditore di trame. Ok, orditore di trame non mi dispiace affatto. Sono felice di ciò, molto molto bene. Qui questo esercito assolutamente devo spostarlo, quanto prima. Perché i due eserciti, no, al momento gli eserciti nemici stanno, si vede, insomma, stanno cercando di raggiungerlo per dargli le botte. Quindi cerchiamo di andare via da lì. Ok, assedio vinto. E con quest'ultimo assedio vinto andiamo al 100% per il dominio di Orsha. Imponiamo le nostre richieste, così sia. Sciogliamo gli eserciti. Molto, molto bene. Adesso Orsha fa parte di Minsk. Va bene. Al momento non ho nessun territorio di Minsk a parte Orsha. Orsha che potrei anche darla a Sigtrygg, mio figlio Sigtrygg. Assolutamente, perché no? Prima però gli vorrei trovare una moglie, con dei tratti ereditabili. Anche lei va benissimo, sana, come lui, in via proposta. Ok.
Molto bene. Siamo riusciti a riprenderci i territori al nord. Ovviamente i conflitti non sono finiti qui. L'impero di Russia ha all'interno, al suo interno, tutti questi territori, quindi al momento ci mancano ancora Onega, che sta sotto il grande capo Lauri di Karelia, e Goladad, sotto il capo Sarra, 1405 uomini, quindi insomma, niente di che. Abbiamo tra l'altro iniziato la conquista, pseudo-conquista, del Yardrom di Minsk, con appunto la contea di Orsha. C'è da dire che questa alleanza con lo Jarl-Baksek, Friedrichsen e Mitislav non mi preoccupa, ma assolutamente. Baksev, Friedrichsen, insomma, anche loro non è che siano così forti, ovviamente, rispetto a noi. Però vorrei evitare più che altro di andare contro un fratello norreno. Tutto qui, ecco, tutto qui. Comunque, i piani ovviamente sono gli stessi. Cercare, insomma, di conquistare sempre più territori, in modo tale poi un giorno da poter finalmente riunificare tutte le corone in una singola corona e finalmente poter realizzare il sogno che tanti, tantissimi anni fa lo Jarl Rurikid, creatore, capostipite di questa dinastia, appunto la dinastia Rurikid, insomma, realizzare il suo sogno, ovvero quello di creare un nuovo impero norreno che possa portare appunto questa gente, questo popolo, questa cultura alla gloria. Ragazzi miei, ancora una volta io come sempre vi ringrazio immensamente tanto per essere stati quest'oggi qui con me. Come sempre spero e mi auguro il video di oggi sia stato di vostro gradimento. E come sempre un forte abbraccio a tutti voi. Ciao ragazzi!